Siamo a Torino, al Polo Cittadino della Salute, in collaborazione con l'Associazione Portatori di Impianto Nucleare APIC e la Fondazione Acusia. È stato presentato un laboratorio, la cerimonia di conclusione di un laboratorio per ragazzi portatori di impianto nucleare di racconto, di storytelling. Paolo De Luca, il presidente dell'Associazione Portatori di Impianto Nucleare, come è nata questa idea di questo laboratorio per i ragazzi? Quali sono gli obiettivi e i progetti futuri? L'esperienza del laboratorio per i ragazzi con disabilità uditiva è stata veramente interessante, ma dopo le preoccupazioni iniziali e anche le difficoltà, come dire, a far partecipare i ragazzi non è stato abbastanza facile. Inizialmente avevamo individuato un'età, diciamo, più vicina alle scuole elementari. Via via abbiamo dovuto cambiare perché appunto la partecipazione è stata più massiccia da parte dei ragazzi delle scuole medie, qualcuno anche delle scuole superiori. È stata un'esperienza un po' esaltante, anche se l'APIC, diciamo, non è stata coinvolta direttamente nei laboratori per nostra scelta, giustamente, perché il laboratorio andava condotto da persone che sanno come approcciarsi con i ragazzi, con le loro dinamiche, i ragazzi si fidano di loro e noi ci fidiamo di tutti loro. Quindi è stata un'esperienza veramente piacevole, anche di crescita per l'associazione, perché ha dimostrato che come possiamo dire, certe affermazioni che continuamente vengono fatte in giro, come dire, non c'è partecipazione, non c'è molta condivisione, è difficile, e anche i genitori sono persone che un po' diffidenti, che c'è questo stigma, questa questione è stata veramente superata. Abbiamo dimostrato che a certe condizioni non ci sono differenze nel fare laboratorio con persone cosiddette normali. Quindi siamo molto soddisfatti. Perfetto, grazie. E con lei c'è l'avvocato Giuseppe Lomboni che rappresenta in questo caso la Fondazione Acusia, che ha contribuito anche con un finanziamento nella pubblicazione di queste storie, di questi racconti. Quali sono gli obiettivi della sua fondazione? E in particolare è la prima volta che vi occupavate di questo genere di iniziativa? Di questo genere di iniziativa sì, di altre iniziative a livello nazionale e internazionale no, Acusia è presente seppur da pochi anni, ma in tanti continenti, in tante nazioni. Il nostro scopo istituzionale è quello di alleviare le sofferenze di chi ha problemi di relazione sensoriale, con particolare riferimento al non udente. E nello specifico, acusia, il nome acusia significa l'arte di sentire, significa la funzione del sentire. E qui, anche in questo progetto, noi siamo stati ascoltatori, abbiamo voluto sentire i ragazzi, le loro esigenze, le loro aspirazioni attraverso questo grandissimo strumento e questi grandissimi diciamo, formatori, educatori che sono riusciti a stimolare quello che i ragazzi avevano in sé. Ecco, in particolare ci sono appunto gli psicologi che hanno lavorato con i ragazzi direttamente. Qual è il lavoro specifico che avete fatto per stimolare il racconto, la storia e di conseguenza la comunicazione ai ragazzi così particolari come quelli portatori di impianto nucleare? Allora, in realtà il lavoratorio di quest'anno è stato un po' una continuazione di un lavoro iniziato già l'anno scorso, come diceva appunto prima Paolo De Luca. L'anno scorso era un lavoratorio più improntato sulla, diciamo, comprensione del testo e una sorta di promozione della lettura, in cui abbiamo cercato di dare, diciamo, un'immagine della lettura un po' più piacevole e divertente, diciamo, rispetto a quella che a volte magari può essere affrontata a scuola, in un'ottica molto anche di performance e di vuoto. Noi abbiamo cercato di dare un'immagine della lettura un po' più libera, con molto supporto reciproco appunto tra i ragazzi partecipanti, a volte anche non facendo tanta, come dire, tanta attenzione sull'errore, quanto appunto promuovendo e supportando molto, insomma, i piccoli passi di crescita. Devo dire che l'anno scorso i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro e per questo motivo quest'anno abbiamo deciso di fare un po' un salto di qualità, diciamo, e non puntare tanto alla lettura del testo quanto proprio al racconto vero e proprio di storie inventate da loro. Anche qui è stato insomma, un percorso affrontato durante diversi mesi. Siamo partiti, diciamo, da
una parte più didattica, tra virgolette, legata al come si crea un buon racconto. Quindi abbiamo creato dei cartelloni, insomma, con come è strutturata una storia, come deve essere una storia interessante. Abbiamo anche, come dire, dato diversi stimoli per la creazione di storie, non so, ad esempio delle immagini, dei giochi. Ad esempio abbiamo utilizzato un gioco dell'Oca in cui, ad esempio, non so, ogni tappa, ogni prova, per poter avere i punti, richiedeva insomma, una certa attività di gruppo, che poteva essere un'attività teatrale, un racconto verbale, un disegno, eccetera. Magari faccio continuare le mie colleghe. Sì, in particolare mi ha colpito molto la testimonianza di una ragazza che ha proprio raccontato del fatto che questo laboratorio in qualche modo l'ha aiutata a uscire di casa, a incontrare amici nuovi, quindi anche l'aspetto psicologico è importante, non soltanto la riabilitazione, certo, stretta. Esatto, proprio perché siamo tre psicologi, ovviamente un elemento a cui abbiamo dato grande importanza è stato l'aspetto relazionale di questi ragazzi, che spesso trovano difficoltà nella scuola, nella vita di tutti i giorni, a relazionarsi con i coetanei, e qua abbiamo proprio visto come hanno creato un gruppo da soli, senza che quasi ne facessimo nulla, semplicemente noi li accoglievamo e c'eravamo per loro, ma in realtà si sono supportati, errore dopo errore, successo dopo successo tra di loro, e noi ovviamente in quanto psicologi possiamo solo essere orgogliosi e soddisfatti di questo lavoro. Tra l'altro, aggiungo solo un pezzettino, noi tendenzialmente abbiamo lasciato anche abbastanza libertà nelle tematiche da affrontare in queste storie, tanto più che eravamo partiti con un'idea che poi è stata completamente stravolta, insomma, nel corso del laboratorio, e quasi tutti effettivamente erano tematiche relazionali. Erano tematiche relazionali piuttosto che inerenti alla loro età, quindi al tema adolescenziale, relazionale, familiare. Sono stati tanti temi toccati, alcuni di questi sono emersi nei libretti, altri ovviamente non siamo riusciti a catturarli, però sicuramente è stato un fattore essenziale per creare la coesione all'interno del gruppo, che ha permesso di produrre tutto ciò che abbiamo prodotto. Molte grazie. Se posso, prego. Un piccolo appuntino solo sugli obiettivi raggiunti. Per quello che riguarda la parte più, diciamo, legata alla creazione di gruppo, noi abbiamo visto appunto anche che si vede proprio amicizie, quindi uscite anche fuori dal laboratorio, insomma adesso ci sarà molto anche penso durante il periodo estivo, però nei libretti realizzati noi abbiamo avuto modo di vedere, ma anche con l'illustratrice, proprio una grande evoluzione delle capacità narrative dei ragazzi, quindi partendo da temi con idee e pensieri e tematiche un po' slegate tra di loro, fino alla creazione di un racconto coerente, fino ad arrivare addirittura all'autobiografia, con la parte finale dedicata proprio al loro percorso anche di riabilitazione logopedica, della chirurgica, eccetera. Molto interessante, senz'altro un modello da esportare in qualche modo. Complimenti e... Grazie. Prego. Volevo ringraziare veramente la Fondazione Così e l'US. Noi non abbiamo, come associazione, non abbiamo, come dire, avuto occasione negli anni, è quasi da 20 anni che esiste l'associazione, confrontazioni, ma non perché non ci fosse la volontà, alcuni momenti c'erano, diciamo, delle separatezze, invece il progetto presentato dalla fondazione, l'aiuto che la fondazione ha dato è stato veramente eccezionale, quindi ringrazio di cuore, a nome dei ragazzi, a nome di tutti, l'avvocato Romboni. Ringrazio lei, nulla abbiamo fatto, abbiamo solamente fatto il nostro dovere e rispettato le finalità istituzionali.